Se non facesse disperare sarebbe bello, interessante, poter dire, ah, vedi, ci sono degli intellettuali che la pensano come noi, ci sono delle persone che si interessano della scuola, dell'Italia, della nostra società e che condividono le nostre preoccupazioni riguardo il progetto della 107. Dico questo perché ho appena finito di vedere quell'intervento del dottor Scotto Di Luzio, tra l'altro una nostra vecchia conoscenza, è venuto più volte, sia a Padova una volta, sia al Nazionale della Gilda degli Insegnanti a fare i suoi discorsi. Sì, anche noi pensiamo che questa riforma della scuola di Renzi non sia una riforma, pensiamo che sia un funerale. Perché? Perché quando uno pensa alla scuola in Italia, pensa alla Costituzione, pensa all'articolo 3 della Costituzione, quello che dice che la cultura è lo strumento per rendere uguali. Quando pensa alla scuola pensa a insegnanti che siano liberi di insegnare ciò in cui hanno studiato nel modo che ritengono più opportuno, ma ovviamente non insegnando quello che pensano loro di dover insegnare, quello che lo Stato ha deciso che i suoi cittadini devono sapere. Ecco, è abbastanza evidente in questo momento che questa serie di indicazioni lo Stato le dà, ma non sono quelle che noi pensavamo. Noi pensavamo che per poter diventare cittadino uomo bisognava essere formati, bisognava essere nella condizione di conoscere le parole, di conoscere la lingua nella quale esse sono nate, hanno una loro etimologia e si esprimono. Per capire se stessi e capire il mondo c'è bisogno di conoscere la lingua italiana, c'è bisogno di una cultura che, come dice Scotto Di Luzio, non può che essere umanistica, ma non per differenziarsi da quello scientifico, ma perché non può che interessarsi di ciò che gli uomini hanno creato, hanno pensato, hanno distillato del loro sapere, delle loro esperienze. Trasmettere questa cultura era lo scopo della scuola. Sembra che non sia più così. La scuola adesso deve insegnare a usare il computer, a dire quelle 5-6 frasi che ti permettono di andare in Inghilterra o di andare da qualche parte senza nessuna profondità di anima, di pensiero. Sono un linguaggio, chiamiamolo così, veicolare. Ecco. La nuova scuola di Renzi ha tolto anche agli insegnanti, soprattutto agli insegnanti che avessero avuto la certezza che il loro scopo era quello di formare dei cittadini liberi, ma liberi perché sanno, non liberi perché non sanno, perché con due elementi sono obbligati a tirare una sintesi. Tanto a questo serve la pubblicità. Non serve la scuola. Ecco, la cosa che preoccupa in questo momento è la certezza che se noi facciamo la scuola che Renzi vuole, faremo una scuola nella quale la cultura, la conoscenza, la certezza dei propri diritti non esiste più.